Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dalilu ed eccoci arrivati finalmente al video tanto atteso, o almeno tanto atteso da Instagram. Date tutte quante le domande che mi fate su questo argomento. Se non mi seguite su Instagram, fatelo. Oggi vi spiegherò come funziona tutto quanto il discorso e come poter realizzare una buona color. Tutto questo grazie alla collaborazione con BenQ, che mi ha inviato un nuovo monitor, proprio quello che vedete alle mie spalle, l'SW270C, più adatto ad un utilizzo nell'ambito della post-produzione fotografica, ma che secondo me è un ottimo compromesso come qualità-prezzo per quello che ci offre anche per chi fa video. Siamo più o meno sui 700-800 euro di spesa. È un 27 pollici 2K che copre il 99% dello spazio colore Adobe RGB e il 100% dello spazio colore sRGB. Inoltre è un monitor HDR, a differenza degli altri che ho sempre provato. Questo significa che avendo anche un pannello a 10 bit con una latta a 16 bit, le sfumature dei colori le vedrò in modo uniforme, non pixelate, e questo è fondamentale nel momento in cui vado a fare una color, perché riesco a capire effettivamente ciò che sto facendo. Può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale e presenta due porte USB 3.0 che mi permettono di aumentare il numero di porte presenti sul mio computer, oltre ad avere anche un ingresso per l'SD. Anche questo monitor BenQ, come l'altro che avevo, presenta questo accessorio che mi permette di entrare in modo molto più rapido all'interno del menu e soprattutto switchare velocemente da un metodo di colore all'altro. Altre due cose fondamentali per il mio tipo di setup è che questo monitor funziona tramite USB-C, quindi la trasmissione video viene fatta tramite il cavo USB-C, stesso cavo che mi permette anche di caricare il Mac. Questo significa quindi un USB-C in meno utilizzata, ma soprattutto che ogni volta che vengo qui in studio non devo portarmi dietro il caricatore del Mac. Però per chi non ha un dispositivo con l'USB-C, questo monitor presenta anche l'entrata HDMI e l'entrata DisplayPort. E poi altra cosa, questo monitor viene fornito con il paraluce, che è una cosa che mi è sempre un po' mancata, soprattutto perché all'interno di questo studio ho una finestra laterale. Il paraluce ci permette di non avere delle infiltrazioni di luce nel momento in cui stiamo lavorando e quindi riuscire ad avere una fedeltà massima di quello che stiamo facendo. Ultimissima cosa, ma non per importanza, anche questo monitor BenQ viene precalibrato in fabbrica. Ciò significa che nel momento in cui lo tolgo dalla scatola e lo attacco al mio computer, il monitor è già calibrato, già pronto per essere utilizzato, ed avremo la massima fedeltà dei colori rispetto allo standard. Poi, grazie a un software integrato, palette Master Element e a un calibratore esterno, posso comunque personalizzare e mantenere le prestazioni del colore del monitor ad uno stato ottimale. In descrizione trovate tutte quante le specifiche tecniche del monitor e il link per poter acquistarlo. Ovviamente spendere tanti soldi per un monitor magari all'inizio non è proprio la scelta migliore, ma una volta che avremo capito come funziona la color, inizieremo magari a lavorare anche con file che hanno tante informazioni, iniziare a pensare di prendere un monitor esterno di un certo tipo può avere molto senso. E ve lo dico io che ho lavorato per un sacco di tempo esclusivamente utilizzando il monitor integrato del mio MacBook Pro. Poi a un certo punto ho iniziato a sentire la necessità di avere un supporto dedicato. Detto ciò, tutto il discorso color si suddivide principalmente in due fasi, ve ne avevo già parlato in un altro video, e sono color correction e color grading. Con la color correction, quindi la correzione del colore, io vado a correggere effettivamente tutti quanti i colori del mio video e cerco di riportarli nel modo più fedele rispetto alla realtà. Quindi se per esempio avrò girato in flat, avrò girato in log, tramite una LUT 709 specifica per la camera con cui avrò girato, andrò a riportare i colori, contrasto e saturazione delle mie clip il più fedele a come sono nella realtà. E soprattutto andrò tramite delle curve RGB a ribilanciare e a matchare tutte quante le mie riprese. Anche se avrò fatto il bilanciamento del bianco precedentemente, perché vi ricordo che va fatto in camera e non in post-produzione, se magari avrò delle riprese fatte in interno, in esterna o con delle luci completamente differenti da una location all'altra, tramite la color correction andrò a correggere e a matchare tutte quante le mie riprese. Successivamente, tramite il grading, andrò ad enfatizzare, modificare il mood e la fotografia del mio video, portando tutto verso ciò che effettivamente voglio che sia. La cosa fondamentale, ovviamente, per fare una buona color è avere una buona fotografia, perché ciò significherà dover andare ad agire poco sul mio file e, nel caso in cui stia lavorando su file in H264 con poche informazioni, non rischierò di denaturare troppo la mia ripresa e di perdere quindi informazioni e di vedere magari dei pixel all'interno del mio video. Ovviamente più informazioni avrà il mio file,
più modifiche potrò fare. Quindi adesso ci spostiamo al Mac e vi faccio vedere effettivamente quali sono i tre strumenti che mi permettono di fare la color, grading e correction. Lo vediamo su Final Cut, ma di base funziona allo stesso identico modo anche su Premiere e su DaVinci. Come vi ho già detto, sono soltanto tre gli strumenti basic per poter realizzare un'ottima color: le curve RGB, le curve di tonalità e saturazione e le wheels. Poi ogni software ci mette a disposizione degli strumenti ulteriori per poter upgradare ed enfatizzare ancora di più la color, ma di base dobbiamo partire da questi tre strumenti. Le curve RGB ci servono per la correzione del colore e funzionano allo stesso identico modo di come funzionano su Photoshop. Le curve di tonalità e saturazione e le wheels ci servono per fare il grading. Siccome in questo caso ho girato in un profilo log, quindi un profilo flat, devo andare a riportare tramite la mia correzione del colore i colori a contrasti e saturazioni corretti così come erano quando ho ripreso. Questo posso farlo aggiungendo un livello di regolazione su Final Cut, ma anche su Premiere, per poter effettivamente andare ad agire con la stessa LUT 709 su tutte quante le mie clip. Quindi livello di regolazione che da Final Cut si può scaricare online, Premiere ce l'ha già integrato, e vado ad inserire il plugin, in questo caso Custom LUT, andando a selezionare la 709 dell'AR, perché in questo caso le clip sono state fatte con l'Alexa Mini. In questo momento ho riportato contrasti e saturazione più o meno ad una situazione naturale e adesso tramite delle curve RGB posso andare a matchare le mie clip in modo che siano abbastanza simili tutte quante. Le curve red, green e blu mi permettono di andare a regolare i valori dei rossi, dei verdi e dei blu su tutta quanta la fascia della mia clip, quindi sulle alte, sulle medie e sulle basse luci, e poi c'è la curva luma che va ad agire sul contrasto. Cosa che devo fare? Attivare sicuramente i videoscopes che mi permettono di vedere tramite l'RGB parade i valori di rosso, verde e blu all'interno della mia clip. Questi tre valori, per avere un buon bilanciamento del bianco, devono essere più o meno simili. Ovviamente quando faccio un bilanciamento del bianco su una clip dove ci sono delle luci colorate non verrà mai un buon bilanciamento del bianco, perché ci sarà ovviamente una dominante, in questo caso di rossi e blu rispetto al verde, perché la mia fotografia va avanti a blu e magenta. Quindi vado ad inserire un marker qui sotto, porto la mia curva verso il basso e come vedete ho tolto quella presenza di blu che c'era e adesso effettivamente vedo molto rosso, vedo un po' di verde ma poco blu. Quindi voglio riequilibrare il discorso rossi, vado ad aggiungere un marker tra gli alti perché comunque è la parte un po' più alta e comincio a tirare giù. Mentre tiro giù ovviamente salgono gli altri colori. Faccio vedere attivando e disattivando in base a gli scopes come secondo lui dovrebbero essere giusti. Quindi curve RGB funzionano effettivamente allo stesso identico modo di come funzionano su Photoshop. Prossimo strumento sono le curve di tonalità e saturazione, che ci permettono di andare ad enfatizzare determinati colori. Anche su Premiere dalle ultime versioni sono diventate in questo modo, su DaVinci lo sono sempre state e funzionano in un modo molto semplice. Hue versus Hue significa che io vado a portare quel colore da una tonalità all'altra. Hue versus Saturation significa che andrò a saturare più o meno quella determinata tonalità. Hue versus Luma significa che quella determinata tonalità sarà più o meno scura. Luma versus Saturazione andrò a ridurre o ad enfatizzare la saturazione di un determinato colore. Saturazione versus Saturazione andrò a creare un intervallo su cui potrò agire semplicemente sulla saturazione. Quest'ultimo strumento invece è perfetto per la pelle perché mi permetterà di andare ad abbassare la saturazione di un determinato colore. Di standard parte dall'orange, ma posso andare a settare quale colore voglio anche con il contagocce per poter andare a migliorare la saturazione, enfatizzarla, di un determinato colore. Nello specifico quindi, se io volessi andare a modificare questi viola che vedo qui, con il mio contagocce potrei andare a puntarli. Final Cut in automatico mi andrà a creare il mio marker e nel momento in cui andrò ad abbassare o ad alzare cambierà la tonalità di quel determinato colore. Andiamo a modificare di poco questi magenta, tirandoli un po' più verso il magenta. Vedete la differenza, si nota. Stessa cosa posso fare con gli azzurri, effettivamente potrei completamente andare ad eliminarlo o tirarlo un po' più verso il verde.
Stessa cosa posso fare con questo strumento, andando a selezionare un determinato colore e modificarne la saturazione. Quindi magari questi magenta posso tirarli completamente più giù, come vedete sparisce quasi del tutto, oppure posso tirarli molto più su. Ovviamente posso allargare il mio intervallo o posso anche stringerlo per farlo agire effettivamente soltanto su un punto specifico. La stessa cosa la posso fare anche con quest'altro strumento, quindi con la modifica della tonalità sulla lupa. Andiamo sui blu, per esempio, tiro giù, come vedete va a scurirmi tutti quanti i blu. Però guardate quanti artefatti che vengono fuori, questo sempre per lo stesso motivo che vi stavo dicendo prima. È meglio avere una buona fotografia già dalla ripresa piuttosto che andare a rischiare di denaturare troppo poi durante la fase di post-produzione. Stessa cosa quindi posso farlo anche su tutti quanti questi altri strumenti. E poi ovviamente rimaniamo sull'ultimo, che come vedete va a tirar giù un po' di aranci su tutta quanta la saturazione complessiva del nostro video. Vado a fare adesso effettivamente una cosa come potrebbe piacermi. Quindi questo è il mini accorgimento che ho fatto per modificare un po' la mia color. Prima e dopo. Prima e dopo. Per concludere la mia color devo andare ad agire sulle wheels. Le wheels mi permettono di andare a portare tutto quanto il mio video su un determinato colore agendo su le alte luci, le medie o le basse luci e poi anche sul master. Quindi tiro tutto un po' più sugli aranci. Aumento la saturazione di questi aranci o posso diminuirla e posso anche decidere se devono essere più scuri o più chiari. Ovviamente sto facendo una cosa inguardabile per farvi vedere effettivamente lo stress che posso dare alle mie clip. E poi mezzi toni posso fare la stessa identica cosa. Posso decidere che i medi li vado a portare sui verdi aumentando o diminuendo la saturazione. Stessa cosa poi posso fare con la temperatura. Posso cambiare tutta quanta la temperatura della mia clip. Posso cambiare la tinta della mia clip e posso cambiare la tonalità della mia clip. Siamo partiti da questa cosa, abbiamo applicato la 709, abbiamo riportato i colori a come effettivamente erano nella realtà con contrasto e saturazione, abbiamo cambiato il bilanciamento del bianco, in questo caso l'ho stravolto, riportandolo però effettivamente a come dovrebbe essere se non avessi avuto quella determinata fotografia, ho modificato tonalità e saturazione agendo su ogni singolo parametro di ogni singolo colore, togliendo un po' di blu perché magari lo volevo un po' più verde, e poi con le wheels ho dato quel master finale alla mia clip, andando ad enfatizzare un po' di saturazione su alcuni punti. Questo è il punto di partenza, questo è il risultato finale, è una cosa completamente differente da quello che effettivamente mi serviva, ma vi ho stravolto una clip del genere per farvi vedere come tramite una color possiamo arrivare ad un risultato del genere. Sempre meglio far micro regolazioni che ci facciano capire quello che effettivamente stiamo facendo, piuttosto che andare a rischiare di far bordello che poi è irrecuperabile. Ultimissima cosa, mi raccomando, non utilizzate le LUT, se non la 709. Perché possono andare a distruggerci il file. Le LUT sono dei preset di color già pronti che sono stati realizzati su alcuni tipi di camere. Ciò significa che se io vado a applicare la stessa LUT su due clip fatte con due camere differenti, i colori da una clip all'altra saranno completamente diversi, proprio per questo motivo. E quindi, se soprattutto vado a lavorare con file in H.264 ad 8 bit, rischierò di andare a denaturare, se non addirittura a distruggere completamente il mio file. Vi consiglio di imparare a fare la color, di capire come funzionano questi strumenti e di farla effettivamente da soli, senza dover richiedere l'aiuto delle LUT esterne. Il consiglio che do sempre è di provare ad utilizzare singolarmente ognuno di questi strumenti che vi ho fatto vedere, modificando di poco ogni singola funzione per capire effettivamente quando vado ad agire come quel determinato strumento agisce sul mio file. Altra cosa che poi consiglio di fare è di simulare la color di video o film famosi che ci piacciono. Ovviamente i punti luce e la fotografia dovrebbero almeno un minimo avvicinarsi a quello che effettivamente vogliamo raggiungere. Però comunque far test del genere ci fa studiare e imparare tantissimo dal punto di vista della color. Lasciate un mi piace, condividete il video con i vostri amici videomaker e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così rimarrete aggiornati su tutti quanti i prossimi video che realizzerò. Io ringrazio ancora tantissimo BenQ per il supporto e come ultima cosa vi ricordo che noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video sempre qui su YouTube con me, Dalilu. Ciao!